Gianluigi, Radio Vacanze, la cornice qui stupenda, voglio dire, siamo a San Pietro, ragazzi, la cede è arrivata a San Pietro. Una volta i papi davano altre cose per convincerci un po' a parlare, la Santa Inquisizione, oggi invece no, oggi c'è il mio amico Davide, vedi, c'è scritto proprio, Acetaia, Villa San Donnino, Modena, aceto di qualità, sicuro, e qui ci sono due ragazze, una che riprende, e qui vicino a me, Cristina o? Caterina, ecco, no, Cristina era la figlia di Borgia, dunque è un'altra cosa, quella, parliamo di storia, però in qui c'è la storia dell'aceto balsamico, vieni qui vicino a me e confessa, c'è la storia dell'aceto balsamico? C'è la storia dell'aceto balsamico tradizionale di Modena, che è un prodotto, è riconosciuto come prodotto di alta qualità DOP, e quindi un prodotto completamente diverso da quello che potete trovare al supermercato, che ha tutta una storia appunto di tradizione delle famiglie di Modena, della città di Modena, della zona circostante, e noi vi invitiamo qui a scoprirlo e a degustarlo gratuitamente per così assaggiarlo e verificare anche voi stessi la differenza tra questo prodotto e quello invece commerciale del supermercato. Allora, non c'è ponti che tenga, diceva quello, nel senso che comunque tra la nostra radio, Radio Vacanze, e la collaborazione con la città di Villa San Donnino, nonché set cinematografico del bellissimo film Novecento di Bernardo Bertolucci con De Niro, cioè voglio dire, capisci a me, tanta roba, ecco, stand numero 18, via della Conciliazione, come entrate da Lungotevere ve lo trovate sulla sinistra, se entrate a Piazza San Pietro ve lo trovate sulla destra. Gianluigi, Radio Vacanze, e qui la rappresentanza in prima fila della nostra città di Villa San Donnino, Caterina e la mia collega Valentina, e anche Davide e la sua dolce signora, ti danno il benvenuto, vedi di arrivare presto perché l'aceto finisce. Ciao da Gianluigi, Radio Vacanze.